Abbiamo grandi soddisfazioni come consiglieri della tua Fano, Marianna Magrini di Progetto Fano, Gianluca Ilari, Stefano Merisola e Davide Del Vecchio, perché questa mozione che abbiamo presentato un mese fa riguardante la Fano di Cesari è stata approvata all'unanimità con due astensioni in Consiglio Comunale. Quindi io ringrazio anche chi ha integrato questo documento, come il capogruppo del PD Bacchiocchi e anche il sindaco Seri, che hanno pure sottoscritto questo documento. Il 5 Stelle ha votato a favore della mozione. Che cosa dice la mozione in pratica? Di partire sin da subito con la Fano dei Cesari già da quest'anno e avere una programmazione triennale, quindi al di là di chi vincerà il prossimo anno le elezioni, questa manifestazione deve essere la manifestazione di punta dell'estate della nostra città, per il quale non è una manifestazione fine a se stessa, ma promuove la romanità della nostra città e mi viene da dire anche del nostro territorio. Noi siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto, ma non solo noi come parti politiche, ma tutta la città, perché sono i cittadini che ce lo chiedono da anni. Noi abbiamo provato con diversi documenti e emendamenti a bilancio che purtroppo ci sono stati bocciati, ma questo documento avallato da tutto il Consiglio Comunale dà un mandato forte a questa amministrazione e anche una garanzia negli anni che questa manifestazione non sarà solo per quest'anno, ma sarà per più anni. Quindi l'impegno che chiediamo sin da subito all'assessore al turismo e agli eventi di convocare il tavolo di coordinamento e presentare la manifestazione il prima possibile insieme a tutti gli attori che cureranno l'organizzazione, i tanti volontari che da anni lavorano per far sì che questa manifestazione torni in auge e sia veramente l'eccellenza della nostra città nel periodo estivo.